Buongiorno, bentrovati. Buon venerdì 18 febbraio. Ecco il Vangelo di oggi secondo il nostro rito ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo il Signore Gesù disse: Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me? È molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non estingue. Non si estingue. Ognuno infatti sarà salato con il fuoco. Buona cosa è il sale. Ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli darete sapore? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri. Parola del Signore. In questo passo del Vangelo di Marco, capitolo 9, Gesù con parole molto severe ci ammonisce rispetto agli scandali. Non bisogna in nessun modo scandalizzare i piccoli che credono nel Signore. E per questo occorre avere una vigilanza rigorosa su se stessi. Gesù non ci invita a farci del male, ma quando parla della mano, del piede, dell'occhio, sta parlando quindi delle nostre azioni, le mani, del nostro andare, dove andiamo, con chi andiamo anche, e di quello che guardiamo, quello che vediamo. Meditiamo su quali sono le nostre scelte, che cosa facciamo tutti i giorni, con chi ci accompagniamo. Ricordiamo il Salmo che dice: Beato l'uomo che non va per la via dei peccatori, che non siede in compagnia degli stolti, si compiace della legge del Signore. Il primo Salmo. Ecco, quindi vigiliamo su noi stessi e nessun compromesso con il peccato. Non bisogna avere nessun compromesso con il peccato. Troppo spesso uno dice: ma sì, vabbè, ma che male c'è, ma in fondo, quando si comincia a trascurare anche le piccole cose, si rischia poi di cadere in cose più grandi. Il Vangelo è radicale. Noi troppo spesso riduciamo la radicalità evangelica ha un po' di buon senso, ma non è così. Il Signore vuole che non abbiamo nessun compromesso con il peccato e ci ammonisce: è meglio andare con un occhio, con una mano, con un piede nella vita, piuttosto che con due piedi nella Geenna. La Geenna è l'inferno, è il fuoco eterno, c'è la condanna eterna. Meditiamoci. Preghiamo. E speriamo e impegniamoci per non essere condannati. Non giudichiamo gli altri, ma giudichiamo noi stessi e al tempo stesso affidiamoci alla misericordia di Dio, ma facendo tutto quello che è necessario per evitare di dare scandalo ai nostri fratelli. E preghiamo gli uni per gli altri. Buona giornata, sia lodato Gesù Cristo.